In questo video vedremo assieme come realizzare uno smudge, che altro non è che un mazzetto di erbe, generalmente con qualità di profumo piuttosto che non legate alla tradizione in termini di purificazione, e che per l'appunto può essere utilizzato per profumare la casa, ma anche e soprattutto per purificarla. Questo è il momento migliore per raccogliere le erbe, perché per molte di queste ci stiamo avvicinando al loro periodo balsamico, ovvero sia il momento in cui hanno la massima quantità di oli essenziali e di principi attivi. L'usanza dello smudge arriva in Italia principalmente dall'America, era molto utilizzato dagli indiani, dai nativi d'America. In realtà anche le nostre nonne, le nostre bisnonne utilizzavano bruciare, fare fumigazioni, diciamo, come con erbe. Ecco, magari non lo chiamavano smudge, magari non li facevano tutti carini con fiorellini e nastrini, ma erano molto utilizzati. In questo caso particolare utilizzeremo appunto le erbe della nostra tradizione, quelle che sono nei nostri giardini o nei nostri orti, quindi ad esempio la salvia, il rosmarino, lavanda, alloro, ma potrete volendo anche sbizzarrirvi con altre piante. Anzi, a proposito, credo che entro breve mi piacerebbe proporvi una serata in cui poter parlare degli usi tradizionali nelle nostre erbe, nel senso che oggi vanno molto di moda prodotti come il palo santo piuttosto che non la salvia bianca, specie che peraltro, per l'appunto, a causa di questo mercato che è andato aumentando, sono a rischio, mentre possiamo ottenere risultati ottimi e fantastici anche con piante, con erbe vicine a noi, molto comuni, e che sono a chilometro zero, non hanno un impatto ambientale né ecologico tale da mettere le specie a rischio, e non solo, non le facciamo arrivare magari dall'America. Bene, vediamo un po' come si fa uno smudge. Seguiranno, vedremo la realizzazione, dalla raccolta al prodotto finito, che ovviamente poi andrà fatto seccare per circa un mesetto, possibilmente al buio, in modo tale che mantenga integre sia le proprie qualità e sia il colore, quindi profumo e colore, l'ombra lo difende durante l'essiccazione. Un suggerimento: quando raccogliete l'erba, chiedete alla pianta, vi farà ridere, ma provate veramente a chiedere alla pianta se è d'accordo, e fate una piccola offerta, che può essere anche banalmente innaffiarla. Ok, guardiamo esattamente come ho realizzato questo smudge. Ho visto un giro dei prodotti bellissimi, alcuni li ho anche acquistati, li ho anche provati. Attenzione a dare più importanza alla funzionalità che alla bellezza, nel senso che è molto filo, poi quando si brucia lo smudge può causare dei problemi, e allo stesso tempo per fare delle cose molto carine generalmente si avvolge tanto filo ma non lo si annoda bene, questo durante l'utilizzo dello smudge, specie nel tempo, può dare dei problemi. Ok, guardiamo come ho fatto lo smudge.
Smudge fatto, ci godiamo i nostri momenti di gloria, e lo smudge è pronto, dobbiamo aspettare che secchi. Volendo c'è un modo per rendere tutto più rapido, ossia quello di riempire una terrina, una pirofila di sale grosso, piccolo strato, smudge, altro strato di sale, mettere in forno a 60 gradi per un'oretta circa, due, forse tre a seconda delle erbe. Sì, l'avreste pronto, ma ve lo sconsiglio, perché larga parte degli aromi e degli oli essenziali finirebbero nel forno e nel sale. Quindi avreste uno smudge secco già pronto, ma non avreste uno smudge buono. Ora, potete utilizzare tantissime erbe. Entro breve, verso giugno, dovrebbe uscire anche un mio articolo su Sirio rispetto all'iperico, che è prossimo a fioritura fra maggio e giugno. C'è l'Artemisia vulgaris, anche l'Absinthium per chi la avvicina. Ci sono tantissime piante della nostra tradizione, soprattutto nel nord Italia, con cui fare smudge. Quello che vi ho proposto io è uno smudge di purificazione, uno smudge che ti può aiutare a liberare, diciamo, la casa da energie che non ci piacciono molto. Poi negative o positive dipende tantissimo da come siamo noi. Tantissime piante da esplorare, ce ne sono tante. Vi dicevo l'iperico, ma la foglia dell'aglio, magari non profumi necessariamente gradevoli. Anche l'artemisia non ha profumi gradevoli. Noi siamo abituati agli incensi, devono essere gradevoli. Le piante, le erbe, quando utilizzate in fumigazioni, non lo sono necessariamente. Quelle che vi ho proposto, sì, devo ammettere che un po' lo sono. Altre magari no. E non tutti gli smudge, non tutte le misture che utilizzano erbe devono essere necessariamente piacevoli. Ci sono alcune misture che sono fatte per altri scopi e che al profumo non sono buone. È così anche per gli incensi. Avevo in programma un corso sugli incensi, ma la situazione non ce lo consente. Una cosa che posso fare invece e che mi piacerebbe condividere con voi è chiacchierare sulle nostre erbe, sulle nostre piante e su come possiamo utilizzarle, ma soprattutto qual era il loro valore, quali erano i loro usi. Vi faccio un esempio: l'artemisia, non l'absinthium che è l'assenza eccetera, no, la volgare, la vulgaris, quella che troviamo nei fossi. Bene, quella stessa pianta viene chiamata wormwood, vermut eccetera, è una pianta sverminatrice, era molto utilizzata nelle nostre colline per sverminare, per togliere i vermi agli animali domestici, ma anche ai bambini e anche agli adulti. Abbiamo tante piante che hanno da una parte un ruolo magari anche riconosciuto da un punto di vista fitoterapico, e la stessa pianta può essere invece legata a non superstizioni, ma sensazioni energetiche che dà. Altre piante ancora non hanno magari principi attivi dal punto di vista fitoterapico, ma ne hanno invece da un punto di vista energetico. Per cui, sperando che questo breve video su come fare uno smudge con le nostre erbe vi sia piaciuto, ci risentiamo presto, seguite il canale YouTube, guardate su Facebook, perché entro breve vi proporrò una serata, una diretta gratuita, e parleremo di questi argomenti. Ciao!